partita valevole per l'ultima giornata del girone d'andata del campionato di Serie C2 di calcio a 5, girone C, si affrontano l'Ele Nettuno contro il Flora 92. Tiro, alla fine viene murato e si deve allargare verso destra, pallone che torna all'indietro della Pauriglia, ci prova e arriva una gran parata da parte del numero 21, Puccio Andrea, sarà calcio d'angolo. Lo Grasso, è lui che deve far ricominciare l'azione, decide di cercare De Petris, arriva il raddoppio immediatamente, De Petris prova a liberarsi, arriva il mancino e il pallone si perde di poco. Lentuno cerca spesso il suo estremo difensore per rimpostare, Origlia qui esce a marcatura, l'appoggio verso De Petris converge verso il centro e col sinistro trova l'opposizione. Mastroianni, in questo momento il Lentuno ha sicuramente il pallino del gioco, cerca soprattutto di attaccare attenzione Origlia che prova il tiro fuori, arriva il gol da parte di Origlia, arriva il gol dell'1-0 dopo 5 minuti. E allora si riparte, Origlia forse perde il tempo, lo ritrova, c'è anche spazio al centro, Origlia allarga sulla destra verso De Petris, pallone dentro Origlia e il gol forse è di Origlia, sì, non ci dovrebbe essere il tocco da parte dei Franceschi e allora è 2-0, doppietta per il numero 3. Arriva il tocco, la botta col destro, il pallone rimane vivo, ancora Giorgio che va col sinistro, una finta il destro e arriva la grandissima parata di Lo Grasso con la mano di richiamo. Allora si rimane sul 2-0, calcio d'angolo. Pallone ribattuto, adesso arriva da Origlia. Origlia un 3 contro 3, scarica verso De Franceschi con la suola, con la punta poi. Arriva la gran parata, il pallone rimane lì, protegge bene il 21 Pucci. Terra, ancora calcio d'angolo, ancora Scarpetta che si fa vedere al limite dell'area, ancora il pallone arriva verso lui. Stavolta però non è lo concludere, arriva sotto porta la deviazione di Mastroianni che non riesce a buttarla dentro da due passi. Mastroianni. De Caroli si riesce nel dribbling, pallone sul destro, grandissimo, l'uscita da parte di Puccio che tiene in vita i suoi, al risultato ancora rimasto il 2-0. Calcio d'angolo che avrà battuto in questo momento, movimento di quelli del Nettuno, pallone viene allargato verso De Caroli, si depunta e arriva in due tempi la parata di Puccio, ancora decisivo. De Petris, punta avversario, cerca di allargare e non riesce, allora prova a ripartire nel 19 Pistillo, pallone sul destro, va con la punta del sinistro, pallone che si perde sul fondo. Forse è una delle poche occasioni del Flora che adesso però subisce il contropiede di Caruso, pallone verso De Petris, De Petris, doppia occasione da una parte e dall'altra, la partita è decisamente entrata nel vivo. Pallone che viene recuperato, allora riparte Origlia che allarga verso De Franceschi, De Franceschi punta l'avversario, si va la porta sul destro e arriva il 3-0 a 20 secondi dal termine del primo tempo. Dopo la doppietta da parte di Origlia Andrea arriva il gol del numero 7, De Franceschi. E Franceschi punta l'avversario, riesce con una finta a sbarazzarsene, però dopo ritorna su di lui. Allora Origlia, movimento di Novelli che viene visto, movimento di Origlia che viene visto. Origlia sul destro, Origlia trova la grande parata da parte di Puccio Andrea. Calcio di punizione a favore del Flora, va dalla Zana col destro, pallone che si perde però sul fondo. Di Francesco riesce a passare, il pallone rimane lì e sulla linea per due volte. Il pallone non è entrato secondo l'arbitro. De Franceschi col destro mentre si stava risistemando il Flora perché era stato battuto velocemente una resa laterale dalla sinistra, riesce a spostarsi il pallone sul piede prediletto e incrocia sul primo palo dove Puccio non riesce a chiudere, c'è un buco al centro ma nessuno del Nettuno riesce ad approfittarne, prova adesso Scarpetti ma si è riorganizzato già il Flora, parte intanto Caruso che col destro non riesce a chiudere. De Carolis, pallone stoppato da Scarpetti, torna De Carolis e che si gira col destro, pallone che passa sotto le gambe del portiere avversario ed è 5-0, primo gol per De Carolis in questo match. Il numero 21 Puccio che con le mani cerca il lungo lancio, pallone recuperato, pallone verso Pannucci, prova il tiro, arriva la traversa, cioè il portiere contropiede che viene subito chiusa, palla gol per il 6-0 che non viene sfruttato in questo caso. Tiro libero, andrà a battere Scarpetti per il 6-0, va col destro e arriva la rete con il piattone. 6-0, gol del numero 9, Scarpetti. Attenzione perché Caruso trova il pallone, va col destro, il pallone non è entrato secondo l'arbitro. Origlia, De Carolis, stop con la suola, pallone sul destro, finta il tiro, alla fine c'è Caruso che ha preso il legno prima e qui trova il gol del 7-0. Ha segnato Caruso dopo la traversa colpita precedentemente. Attenzione, pallone che viene recuperato, arriva la gran parata da parte di Puccio sul tentativo di Meschini con il piede.
Attenzione Caruso col destro, riesce a trovare il tiro, riesce anche a trovare però la copertura. Pallone che Origlia col destro butta dentro sul fischio finale del match. Risultato finale 8-0 per il Nettuno, le reti, tripletta di Origlia, un gol, anzi due gol di De Franceschi. Poi Scarpetti con il tiro libero, De Carolis.